Eccoci qua, ben trovati con l'informazione di Telenuova. L'edizione del sabato con la cronaca in apertura: continuano i controlli antidroga in tutto l'agro nocerino sarnese. Polizia e carabinieri stanno controllando in modo minuzioso tutto il territorio per cercare appunto di scoprire chi si cela dietro a piccoli gruppi che organizzano appunto lo spaccio della droga nell'agro nocerino. A Pagani due gli arrestati, padre e figlio, nella serata di ieri avevano un chilo di hashish e lo nascondevano nella cucina dell'abitazione. Il padre è finito agli arresti a Forni, mentre al carcere di Forni per il figlio sono scattati i domiciliari. Intervento però anche a San Valentino Torio, vediamo tutti i dettagli. Padre e figlio in manette a Pagani per droga, nascondevano un chilogrammo di hashish nella cucina di casa. Il genitore è stato portato al carcere di Forni, per il ragazzo invece sono scattati gli arresti domiciliari. Nuova operazione antidroga dunque nell'agro nocerino sarnese. Dopo quelle recenti della Polizia di Stato di Nocera Inferiore, stavolta sono stati i carabinieri del reparto territoriale agli ordini del comandante Francesco Mortari ad operare. Nel mirino sono finiti in particolare un uomo di 46 anni, già noto per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, e il figlio ventenne. I carabinieri, in servizio a Pagani, si sono insospettiti dall'atteggiamento tenuto dal giovane, che alla vista dell'auto dei militari ha cercato di cambiare strada lasciando intuire qualcosa di sospetto e quindi il possibile timore di controlli. Dopo essere stato sottoposto a perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di una cospicua somma di denaro e di un modico quantitativo di hashish. Il ragazzo non ha saputo fornire indicazioni sulla provenienza della droga e a quel punto i carabinieri hanno esteso il controllo. Recandosi nell'abitazione del giovane, a casa i militari hanno trovato il chilogrammo di hashish che il padre stava cercando di occultare in un nascondiglio che era stato ricavato in cucina. Nel corso dello stesso servizio straordinario di controllo antidroga, i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore hanno arrestato altre due persone responsabili di detenzione a fino di spaccio. Il secondo intervento a San Valentino Torio, che ha visto impegnati i militari della locale stazione, che hanno sorpreso un uomo ed una donna, un cittadino marocchino di 32 anni e un'italiana di 39 anni, entrambi già noti alle forze di polizia, mentre vendevano hashish ad alcuni clienti di un noto esercizio pubblico del posto. Sono stati subito bloccati e identificati, trovati in possesso di oltre 100 grammi di hashish, già suddiviso in dosi, pronte per essere smerciate. Per i due, su disposizione della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, sono scattati gli arresti domiciliari. Avevano tentato una rapina nell'abitazione di un anziano di 80 anni a Siano. Era successo il 1° ottobre scorso. A distanza di qualche tempo, le indagini dei carabinieri della compagnia di Mercato San Severino, che hanno ottenuto un importante risultato nella mattinata di oggi, hanno arrestato infatti i due responsabili di questa tentata rapina, un 32enne che è finito in carcere e la 29enne che era stata, tra virgolette, il gancio, perché aveva avuto rapporti con l'anziano di 80 anni. Era stato proprio l'anziano di 80 anni che nella notte di questa tentata rapina riuscì a mettere in fuga i due. Sulle indagini, sulla scorta di quanto dichiarato dall'anziano, i carabinieri sono riusciti a distanza di qualche tempo dunque a risalire ai due responsabili. E l'aumento di furti, truffe, vendite telefoniche, raggiri di ogni genere a danno di cittadini porterà un confronto a più voci lunedì alle 16.30 a Baronissi, una organizzazione della CGL voluta fortemente perché in questa zona della Valle del Lirno sono in aumento, ma non solo lì evidentemente, numerosi furti in abitazioni, truffe e quant'altro. Ricorderete anche la truffa ai danni di un'anziana a Mercato San Severino qualche tempo fa. Parteciperanno Rosanna Ciuffi della segreteria CGL di Salerno e interverranno il sindaco di Baronissi, il procuratore della Repubblica Centore, il comandante provinciale dei carabinieri Neosi, il questore di Salerno Enrico, oltre alla segretaria generale SPI CGL Campania Antonella Pezzullo.
Ancora cronaca, nella settimana tra il 4 e il 10 novembre, quindi questa settimana, il nucleo dei carabinieri antisofisticazione e sanità di Salerno, in collaborazione con il personale dell'ASL, ha intensificato i controlli nel settore della commercializzazione e somministrazione di elementi. Sono state eseguite numerose attività ispettive in esercizi ristorativi, pasticcerie, supermercati, macellerie. Sono stati sequestrati in questa operazione 300 kg di prodotti alimentari privi di tracciabilità, in particolare carni, salumi e dolciumi, e oltre 1300 confezioni di alimenti non etichettati in lingua italiana. Il valore complessivo dei provvedimenti si aggira intorno ai 150.000 euro. Ancora un sequestro di sigarette, invece, stavolta l'intervento della Guardia di Finanza di Capua. 33 kg di tabacchi lavorati esteri di contrabbando sono stati appunto rinvenuti, in particolare a bordo di un'autovettura che è stata bloccata a Santa Maria La Fossa, in provincia di Caserta. L'auto guidata da un pregiudicato originario di Orta di Atella. Nell'auto c'erano appunto 175 stecche di sigarette di varie marche, tutte di contrabbando, che sono state ovviamente sequestrate, mentre l'uomo è stato arrestato. E adesso parliamo della vicenda delle 26 donne, le migranti, che purtroppo non ce l'hanno fatta, arrivate morte a bordo della nave Cantabria, la nave spagnola, domenica scorsa. Una vicenda che ha toccato il cuore di molti, e tra poco vedremo anche un servizio molto toccante. Nell'intanto, ieri sono stati completati gli esami autoptici, martedì ci saranno i funerali, vediamo. Martedì prossimo sarà un giorno di dolore per Salerno, per tutti quelli che non sono rimasti indifferenti alla tragedia delle 26 donne arrivate morte sulla nave spagnola Cantabria al porto di Salerno domenica scorsa. Tragedia nella tragedia per i migranti, è stato scritto più volte. Loro, per ora, quelle donne, sono soltanto un numero nella sala delle autopsie del cimitero di Salerno. L'identità resta un mistero, anche perché nessuno o pochi di quelli che erano sulla nave della Speranza hanno parlato, raccontando qualcosa per capire chi possano essere queste poverette. Martedì dunque l'ultimo saluto, i funerali di queste giovanissime sui cui corpi sono state effettuate nella giornata di ieri le autopsie. Il pool di medici al lavoro, con il coordinamento del professor Crisci, ha effettuato gli ultimi 14 esami autoptici direttamente al cimitero. È stato appurato che un'altra ragazza, forse di 20 anni, nigeriana, era incinta con un feto di appena un mese e mezzo. Ma sui corpi non sono state evidenziate tracce di violenze o abusi sessuali. Le cause della morte dunque sarebbero per lo più riconducibili ad annegamento. I medici hanno fatto prelievi per il DNA, sono stati effettuati rilievi fotografici così da poter in futuro dare un'identità precisa a queste giovanissime. Altri esami saranno effettuati successivamente, ma adesso è il momento della preghiera, del raccoglimento. Ecco perché è stato fissato il giorno dei funerali martedì, direttamente al cimitero. Il sindaco di Salerno, Napoli, dovrebbe proclamare per quel giorno il lutto cittadino, mentre l'inchiesta sulla morte delle ragazze va avanti con il coordinamento del procuratore Masini. Vi dicevo che però questa storia ha toccato il cuore veramente di molti, e in particolare di una persona di Battipaglia che ha voluto donare una lapide per una delle vittime di questa tragedia, delle 26 vittime di questa tragedia, e sulla lapide una scritta che è davvero l'emblema di ciò che insomma è il sentimento un po' di tutti. Vediamo questa storia. Un angelo venuto dal mare, questa la frase impressa sulla lapide fatta preparare da una signora di Battipaglia, protagonista del nobile gesto. Ospitare la bara di una delle giovani migranti morte durante il viaggio della Speranza, una delle 26 giovani donne i cui corpi senza vita sono sbarcati domenica scorsa a Salerno. L'anziana donna ha ricevuto due giorni fa la disponibilità delle chiavi della sua nuova cappella al cimitero di Battipaglia e non ci ha pensato su due volte. La prima ad entrare sarà quell'angelo venuta dal mare, si è detta, e solo dopo aver preso la sua decisione lo ha comunicato a marito e
figli. Manteniamo l'anonimato perché il suo gesto sia ancor più apprezzato. Quel monumento funerario appena costruito ospiterà il corpo martoriato di una delle 26 vittime di una tragedia dell'umanità, come l'ha definita il prefetto di Salerno, Salvatore Malfi, e di quella giovane vita spezzata mentre andava incontro ai suoi sogni di speranza di un futuro migliore si occuperà la donna dal cuore grande che le renderà, almeno da morta, quella dignità negata da un destino avverso e da una vita che non le ha riservato nulla di bello. Ed ora invece parliamo di Fosso Imperatore, lo facciamo con le immagini che sono di questa mattina, quindi freschissime, rispetto a un nuovo sversamento nonostante i divieti che sono stati emessi con tanto di ordinanza nei giorni scorsi anche dal sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato. Come potete ben vedere dalle immagini che ci sono state inviate, questa mattina c'era chi sversava, non si capisce bene, non si può ovviamente accertare bene chi sia, insomma, l'autore di questi sversamenti, perché come vedete il canale è in movimento con le acque, insomma, che sono state di nuovo oggetto di sversamenti. E su Fosso Imperatore e sul parcheggio, la vicenda del parcheggio di Via Canale, ha parlato il consigliere comunale di Nocera Inferiore Pasquale D'Acunzi. Due vicende, due argomenti che stanno suscitando polemiche fra maggioranza e opposizione a Nocera Inferiore. Vediamo cosa ha detto D'Acunzi. Fosso Imperatore è diventato un argomento di acceso confronto fra le parti politiche di Nocera Inferiore. Gli interventi effettuati dall'amministrazione e per essa dal sindaco Manlio Torquato hanno suscitato perplessità e dubbi nel leader delle minoranze, che ha espresso le sue proposte pur riconoscendo colpe antiche degli amministratori che si sono succeduti e gli errori commessi anche in questo momento dal consorzio di bonifica che ha revocato l'autorizzazione alle aziende per gli scarichi idrici nel canale Fosso Imperatore. Da anni passati, sostanzialmente le imprese che si sono localizzate a Fosso Imperatore hanno avuto un contratto di assegnazione dei lotti, nel quale contratto ci sono degli obblighi. Le imprese devono rispettare gli obblighi per dare lavoro e quindi mantenere lavoro e fare altre cose. La pubblica amministrazione doveva utilizzare, secondo i contratti notarili stipulati, somme che consentissero di fare la urbanizzazione primaria e secondaria, quindi fognature e quant'altro. Purtroppo queste cose non sono state fatte e oggi la vicenda che viviamo di Fosso Imperatore è figlia di questo immobilismo, che ha anche una responsabilità nella pubblica amministrazione, ma la responsabilità più grossa a mio avviso è data anche dal fatto che oggi noi assistiamo ad un evento, quello di Fosso Imperatore, che nasce dalla revoca da parte del consorzio di bonifica all'utilizzo del sistema idrico che sversa nel canale di Fosso Imperatore. Alla luce di questa revoca, il comune di Nocera Inferiore, poi il sindaco, ha emesso un'ordinanza di divieto di scarico per le imprese, anche delle acque meteoriche. Qua ci sono due errori. Il primo è del consorzio, perché il consorzio non ha nessun titolo per poter fare quello. In maniera polemica il sindaco con... No, ma non serve soltanto intervenire in maniera polemica, perché se il consorzio mi fa la revoca e poi io come conseguenza per mettere a posto la mia coscienza, conseguenzialmente faccio l'ordinanza di divieto di scarico, io non faccio quello che invece andava fatto. Allora andava detto al consorzio: caro consorzio, hai fatto dei prelievi
e li hai fatti analizzare da un laboratorio privato e le acque non si analizzano in un laboratorio privato. Mi fai la revoca in funzione del fatto che le acque contengono fecali, ma i fecali sono quelli che provengono anche dalle civili abitazioni. La materia di quello che contiene l'acqua non è competenza del consorzio, ma è competenza del sindaco e dell'ARPAC e di un laboratorio pubblico che deve dare dei risultati inoppugnabili. Perché se noi chiudiamo lo sversamento per le ragioni fecali, dobbiamo chiudere anche tutti gli sversamenti a cielo aperto che ci sono delle civili abitazioni nella Cavaiola e nella Solofrana, che vanno allo stesso sempre nel fiume Sarno vanno. Allora, com'è che si è iniziato dalle imprese? Allora, a questo punto il tentativo è, e qua altri errori, come quello purtroppo anche del sindaco di San Valentino, che ad un certo punto sta dividendo le persone tra quelli che sono pro salute e pro impresa. Assolutamente no. Io penso che noi dobbiamo colpire gli illegali a tutela della salute, ma non dobbiamo generalizzare. Medesimo atteggiamento critico mantiene Pasquale D'Agunzi in merito al parcheggio di Via Canale. Ma ecco, per esempio, il parcheggio di Via Canale. Adesso l'amministrazione vuole modificare il piano triennale, dando una priorità anche nel piano triennale, diciamo ultimo, al parcheggio di Via Canale. Io ieri ho visto in una commissione il progetto, mi sembra una bella copia del parcheggio che già abbiamo, anzi, addirittura riduciamo posti macchina. Quando sappiamo che noi abbiamo la necessità di maggiori posti auto di parcheggio. Io mi sono permesso, senza discutere, dico, ma almeno presentateci un progetto che risolva un po' il traffico a Nocera. Se invece di far entrare le macchine da via Roma e da via Canale e riusciamo a farli entrare dalla zona alta di via Rea, la gente può scendere a piedi su Nocera e eliminiamo il 35% del traffico. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto, dopo l'esposto presentato dal gruppo consigliere di Fratelli d'Italia di Pagani, un'ispezione straordinaria al consorzio ortofrutticolo Agro Nocerino Sarnese al fine di verificare una serie di situazioni anomale che caratterizzano la gestione dello stesso, a partire dal fatto che opera ed agisce senza titolo alcuno nella gestione del mercato ortofrutticolo di Via Mangioni. Non è in atto quindi un'ispezione di routine, ma una vera e propria verifica, scrive Fratelli d'Italia in una nota, delle anomalie e delle illegittimità segnalate dal gruppo consigliare di Fratelli d'Italia non solo al Ministero ma anche alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti. Rispetto alle circostanze fattuali incontrovertibili, il sindaco, anziché tentare di sminuire la portata grave di un'attività ispettiva straordinaria tenuta nascosta per giorni, farebbe bene ad adoperarsi urgentemente per acquisire al patrimonio comunale la struttura mercatale. E adesso parliamo del maltempo dei giorni scorsi. Le allerte si susseguono, talvolta di colore criticità arancione, ormai avete imparato anche voi da casa, talvolta gialla. Insomma, c'è da dire che si vive sempre con apprensione quando arrivano bollettini meteo. A Pagani non c'è ancora il piano di protezione civile, si attende che venga varato dal Consiglio Comunale. Intanto lavorano in modo davvero straordinario i volontari della Papa Charlie per tenere sempre sotto osservazione tutto il territorio. Vediamo. Non si fermano mai i ragazzi dell'Associazione di Protezione Civile Papa Charlie di Pagani, che si recano ovunque ci sia necessità del loro aiuto e del loro intervento. Parla con noi il presidente dell'associazione, che ribadisce anche che l'informazione è alla base di qualsiasi piano di protezione civile e solo la conoscenza dei punti di ricovero può salvare vite umane. Pagani è dotata di piano di protezione civile che è stato deliberato già in giunta. Adesso dovrà essere approvato in consiglio comunale e poi passare all'opera di informazione. Solo conoscendo bene il piano e farlo ciascuno proprio si potranno affrontare terremoti o quant'altro senza avere gravi danni e possibili disgrazie. Erano delle attività già previste, no? Si è parlato a tutti i livelli che dopo i grossi incendi che ci sono stati avremmo poi subito
ulteriori problemi successivamente agli incendi. E così è stato purtroppo una cosa puntuale, è un poco come la matematica, non si può sbagliare. Noi lo sapevamo questo, quindi eravamo un poco già più preparati del solito, perché la prevenzione è la cosa fondamentale che distingue un poco la nostra associazione. Infatti stavamo lì di notte quando si è allagata Pagani nei diversi punti, perché la situazione è stata per un momento critica, anche se rispetto ad Angri e a qualche altro paese vicino a noi siamo andati bene tutto sommato. Poi siamo stati chiamati per dare una mano, questa è la nostra filosofia da sempre. Il piano sicuramente è stato adottato in giunta, quindi i passi successivi sono quelli del Consiglio Comunale. E poi il piano diventerà effettivo. C'è una parte tecnica che veramente riguarda solo e quasi esclusivamente i tecnici, e da lì poi si passa alla parte della informazione alla popolazione. Vige un detto: un piano in un cassetto non serve a niente, quindi abbiamo già dato la disponibilità piena e totale, perché abbiamo anche i ragazzi in servizio civile che debbono fare questa attività, perché sapevamo ed è un progetto preparato ad hoc per il piano comunale, perché sappiamo che la cosa importante è far entrare in ogni casa i comportamenti da tenere in base alla emergenza che si verifica. Emergenza, soprattutto quando c'è stato il maltempo in questi giorni, con tanti danni anche nel nostro territorio. Sapete, molti sindaci hanno chiesto anche lo stato di calamità naturale. C'è stato il problema del vado o non vado a scuola, si va o non si va, le classiche domande se le sono poste un po' tutti i genitori, perché anche i comuni sono andati un po' in difficoltà rispetto a queste allerte che sono arrivate. Bisogna attenzionarle un po' meglio, va fatto un monitoraggio molto più attento, dicono gli esperti. In particolare ne abbiamo parlato con l'architetto Giuseppe Ferrara. Chiudere le scuole quando c'è un'allerta meteo non è una decisione di poco conto, che viene presa alla leggera, ma la domanda dei cittadini, specie negli ultimi giorni, è la stessa: perché in caso di forte maltempo le scuole in alcuni comuni vengono chiuse e in altri no? I detrattori considerano questa misura preventiva non sempre necessaria. Quando a parlare sono i non addetti ai lavori, però, si viene a creare una situazione di grande confusione. Occorre quindi far chiarezza. Dinanzi ad un forte temporale, la prima precauzione dei sindaci è la chiusura delle attività didattiche. Sulla questione è intervenuto anche Giuseppe Ferrara, esperto di protezione civile, che ha evidenziato come la chiusura delle scuole deve essere determinata non solo ed esclusivamente sulla base dell'allerta meteo emanata dalla protezione civile, ma valutando attentamente con sopralluoghi il rischio esistente sul territorio. Col livello di crisi arancione, che cosa poteva succedere sui nostri territori, impallidiremo, e sfido chiunque, amministratore, chi si fosse trovato nei panni di un amministratore, a dire ok, vabbè, me ne vado tranquillo a letto stasera, tanto non può succedere niente. Siccome però domenica, tornando al caso specifico di questi giorni, non c'era stata ancora pioggia né nei giorni precedenti né nelle ore precedenti, quindi diciamo c'era una situazione di controllo del territorio, di monitoraggio del territorio, che non ci dava ulteriori segnali. Ecco perché dobbiamo dire una cosa importante: non basta il bollettino. La responsabilità maggiore, ancora una volta purtroppo, è degli enti territoriali, del sindaco, del comune, che insieme al bollettino di criticità deve far girare sul territorio le persone, i volontari, i tecnici, che devono monitorare i fiumi, i punti critici, e stabilire poi, in base bollettino più monitoraggio, stabilire cosa fare. Domenica sera c'era una situazione di tranquillità generale, nessuno ha dato, per esempio in questo caso, nonostante ci fosse, attenzione, nonostante ci fosse il bollettino arancione di cui vi dicevo prima, nessuno però ha dato l'ordinanza di chiusura delle scuole. Però chi poi si è attivato, come per esempio il Comune di Nocera Inferiore, ma penso anche altri, come dice la legge, perché lei mi ha chiesto della legge, cioè quando arrivano questi bollettini il sindaco deve garantire, altra cosa da fare, altro impegno gravoso per il sindaco, deve garantire che per tutta la notte, per tutto il momento in cui ci sta questo livello di criticità, c'è qualcuno che deve essere pronto a leggere, in questo caso le PEC, una volta erano i fax, che arrivano agli indirizzi che sono stati comunicati alla Regione. Nel caso specifico Nocera, ripeto, in questo caso alle 4:14 di lunedì mattina
è arrivato il bollettino di preallarme e di lì a poco il sindaco ha dato l'ordinanza, ecco perché è arrivata la mattina. Contemporaneamente è successo anche ad Angri, lì invece mi pare che gli eventi fossero già in atto. Quindi questi sono stati le due ordinanze per lunedì, ampiamente motivate per i motivi che le dicevo. Prima di continuare sull'argomento, una precisazione che ci è appena giunta da parte del commissario liquidatore del mercato ortofrutticolo di Pagani, Mirko Apa. Il commissario dice che il Ministero dello Sviluppo Economico dispone dei controlli ogni anno per quanto riguarda le strutture mercatali, così come anche al mercato ortofrutticolo di via Mangioni, cosa che è avvenuta l'anno scorso il 31 ottobre 2016, e quindi a distanza di un anno c'è stata una nuova ispezione anche nei giorni scorsi, ad inizio novembre. Quindi ritiene assolutamente di rispedire al mittente quanto esposto nella nota di Fratelli d'Italia il commissario liquidatore, che stiamo vedendo nelle immagini del consorzio di Pagani, mercato ortofrutticolo, Mirko Apa. Dopo questa precisazione di APA, torniamo al discorso che stavamo affrontando rispetto al maltempo. A Siano l'opposizione denuncia la situazione, insomma, dell'emergenza legata al maltempo degli ultimi giorni, una situazione che secondo il gruppo Siano nel Cuore è stata spettacolarizzata. La montagna bruciata durante i festeggiamenti estivi di San Rocco non è stata messa in sicurezza e con le piogge previste anche nei prossimi giorni si rischia ancora tanto. C'è da dire che, insomma, a Siano è stato attivato il COC ed è stata monitorata tutta la situazione, anche in previsione anche di una possibile evacuazione nei giorni scorsi. L'abbiamo seguita minuziosamente, ricorderete questa vicenda. Andiamo a Nocera Superiore invece, dove c'è stato il taglio del nastro per il primo asilo nido comunale. Il sindaco Cuofano ha accolto le famiglie nella nuova struttura. Vediamo. L'asilo nido comunale di Nocera Superiore apre finalmente le sue porte. Open day questa mattina per l'opera tanto attesa dai cittadini. Il sindaco Giovanni Maria Cuofano ha inaugurato la nuova struttura realizzata negli spazi in disuso di un'ala della scuola Marco Polo. Gli ambienti ampi e luminosi rispettano standard qualitativi imposti dalla legge. Ad accogliere i genitori in visita, il personale della cooperativa che si è aggiudicata la gara per la gestione dei servizi. Un'opera molto attesa che oggi finalmente inauguriamo e consegniamo ai nostri concittadini, ai più piccoli della nostra comunità locale, e siamo fieri di quest'altro risultato che l'amministrazione Cuofano mette a segno. Un servizio di qualità grazie alle operatrici che qui educheranno i bambini e li accompagneranno nel loro percorso di crescita, e nello stesso tempo locali che oggettivamente sono ben fatti, ben predisposti, con un spazio mensa, con uno spazio di riposo per i piccoli. È un servizio per il territorio, lo ricordiamo, possiamo anche rilanciare sperando che questa struttura possa anche crescere sempre di più rispetto ad oggi. Una struttura che già dall'annuncio dell'apertura ha cominciato ad incrementare gli iscritti. D'altronde offrire un servizio pubblico, non servizio, offrire un servizio scadente, anzi un servizio di massima qualità. E come si può evincere dai locali e dalle operatrici che le mamme hanno già conosciuto, questo servizio effettivamente credo che ci darà grandi risultati. D'altronde il test noi l'abbiamo già avuto con la ludoteca comunale, altro servizio che dovremmo aprire nel corso dei prossimi mesi. Lì partimmo con 4 bambini e siamo arrivati a quasi 40, quindi siamo fiduciosi che anche questo ulteriore servizio darà grandi risultati, soprattutto per le famiglie del nostro territorio. Vogliamo spostarci fuori. Davvero carino dunque l'asilo nido che è stato inaugurato a Nocera Superiore. Parliamo di donazione di sangue, un gesto d'amore, dicono in tanti, un gesto importantissimo, fondamentale vista l'emergenza sangue negli ospedali del nostro territorio. Purtroppo gli operatori dell'Avis sono sempre più spesso costretti a lavorare con le auto emoteche, non avendo centri ufficiali e comunque spazi nei vari ospedali da un po' di tempo. Vediamo quanto si fa a Pagani. Domani ci sarà un'altra giornata di donazione, vediamo.
Donare sangue è un gesto d'amore, uno degli slogan che l'Avis Nazionale ha da sempre utilizzato per avvicinare il più possibile le persone a questo atto che può essere determinante per salvare vite umane. Eppure ultimamente in Campania e anche nell'Agro la diffidenza è aumentata e non poco, vari motivi. Quello di non avere un punto raccolto in ospedale come avveniva un tempo, oppure dei centri specializzati, costringendo di fatto le Avis a operare con autoemoteche. Intanto l'emergenza sangue continua a essere uno dei problemi più gravi negli ospedali, anche quelli della provincia di Salerno. Perché non si fa nulla? L'Avis di Pagani intanto domani mattina ha organizzato un'altra giornata di donazioni, come sempre al centro sociale. I volontari dell'Avis paganese, come quelli di Sarno, fanno sacrifici immani, operano in completa sicurezza, fanno volontariato vero, non a chiacchiere. Ecco le parole di Gian Domenico Torre e dello storico volontario Gerardo Coppola, accompagnato da Francesca Romano. Purtroppo siamo costretti ancora con l'autoemoteca, che comunque rispetta tutti gli standard di sicurezza, anzi devo dire sono eccellenti, e abbiamo sempre il supporto della Croce Rossa Italiana, quindi per qualsiasi emergenza o qualsiasi necessità, anche se non si verifica di solito nulla, e, però ovviamente siamo ancora costretti a usare questa autoemoteca e a non avere un punto raccolta come prima in ospedale, venire qualche reticenza ai donatori che preferirebbero ambienti ospedalieri oppure dei punti di raccolta dell'ASL. Una fortissima contraddizione nella nostra ASL, che purtroppo lanciano sempre questi appelli e queste emergenze sangue, però purtroppo poi non fanno nulla per aprire dei centri di raccolta esterni o in ospedale, perché sembrerebbero mancare dei requisiti, delle questioni burocratiche molto lunghe, e quindi poi queste sacche magari finiscono fuori provincia o fuori regione addirittura. Chi dona domani avrà anche un buono pizza offerto dalla pizzeria che si trova a Pagani, via dei Gasperi. Pizzeria Giorgio, ringraziamo anche all'Avis di Sarno, il presidente Robustelli. E abbiamo dunque sentito anche i due volontari che sono sempre presenti. Parliamo di sanità in provincia di Salerno, una situazione che sta diventando un po' complicata anche per il pronto soccorso del Ruggi d'Aragona, in particolare per quanto riguarda la gestione del 118, e poi c'è la vicenda Cantone che insomma tiene banco in queste ultime ore. Vediamo questo servizio. Non è un buon periodo per la sanità salernitana. In attesa di conoscere chi prenderà il posto di Nicola Cantone alla direzione generale dell'azienda ospedaliera universitaria Ruggi d'Aragona di Salerno, arriva infatti un altro problema nella gestione del settore: lo stop al bando per il servizio di emergenza del 118. Il TAR ha infatti dato ragione all'associazione Gopi Protezione Civile Onlus, a capo di un raggruppamento di associazioni che ritenevano di essere state ingiustamente escluse. Il Tribunale amministrativo regionale ha sospeso la procedura fino al 21 novembre, quando si terrà l'udienza. Una decisione che dà speranze alle associazioni salernitane escluse come Vopi, Croce Rossa di Salerno, il punto di Baronissi. Intanto, tornando a Ruggi, resta ancora poco chiara la vicenda relativa alla rimozione del direttore generale Cantone, che ieri ha intascato gli elogi del governatore Vincenzo De Luca per il lavoro svolto e la promessa di essere presto messo a lavorare in un'altra struttura, perché, come ha dichiarato De Luca, non si può rinunciare a figure che hanno dimostrato sul campo il proprio valore. Cantone ha confermato che presenterà ricorso contro la decisione di rimuoverlo dall'incarico per una presunta falsa attestazione sui titoli in possesso. A destare sospetti sulla decisione i tempi impiegati, 9 mesi per valutare i titoli di Nicola Cantone, fanno anche ai più buoni pensare che dietro la scelta ci siano altre motivazioni e la mancata nomina di Enrico Coscioni come primario di cardiochirurgia troppo vicina alla decisione della rimozione per non far scattare una strana coincidenza.